Buonasera, dove ricevo Sam, un caro saluto in particolare al ministro per gli sloveni nel mondo Tina Comer, che ringrazio nuovamente per la sua presenza a questa inaugurazione. Un caro saluto e un ringraziamento all'Unione dei Circoli Culturali Sloveni e a tutte le associazioni che hanno promosso queste tre giornate dedicate alla cultura slovena, organizzate con un programma ricco e variegato, una ulteriore occasione di interculturalità, di integrazione nella nostra comunità. Abbiamo bisogno sempre più di valori comuni, di reciproca conoscenza, di scambio, di amicizia, di collaborazione, anche perché solo tutti insieme riusciremo ad affrontare e a superare una crisi economica sociale pesante che turba le nostre comunità, che crea inquietudini e paure nel futuro soprattutto tra i giovani, ma la coesione civile, la coesione morale, la coesione culturale sono ingredienti fondamentali per superare questa crisi e per assicurare alla nostra comunità un futuro migliore. Dunque, buonasera un'altra volta anche da parte della Zveza Slovenskih kulturnih društev, Unione dei Circoli Culturali Sloveni, che in particolare ringrazia tutti i volontari, tantissimi volontari che hanno partecipato e hanno reso possibile questo evento, oltre che tantissime associazioni che vi hanno collaborato.